Per fare la ricotta sono necessari pochissimi ingredienti: 1 litro di latte fresco intero, 200 ml di panna fresca da montare e del sale fino. Come caglio naturale, in casa potete utilizzare l'aceto di vino o di mele oppure il succo di un limone. Utilizziamo una comune pentola e versiamo gli ingredienti. Utilizzate sempre latte fresco, vaccino o, se siete fortunati, di capra o di pecora, potete anche mischiarli. L'importante è che non sia latte a lunga conservazione, ma latte fresco. Se volete un prodotto più leggero, potete anche non utilizzare la panna. Aggiungiamo un pizzico di sale e mettiamo tutto sul fuoco. Deve raggiungere più o meno una temperatura di 33-35 gradi, quindi il latte non deve bollire, ma devono essere presenti delle piccole bollicine intorno alla pentola. Una volta scaldato il latte, potete scegliere di utilizzare o il succo di mezzo limone o 2 o 3 cucchiai di aceto di mele o di vino. Mescolate, fermate il vortice del latte per non farlo impazzire, coprite la pentola in una maniera più ermetica possibile e lasciate riposare per circa 10 minuti immobile senza toccarla. Dopo 10 minuti possiamo procedere nel togliere la nostra ricotta. In realtà, per i puristi del genere, questo è il primo sale. Per la vostra ricotta potete utilizzare delle fascelle di recupero oppure un panno di lino naturale dentro un bicchiere. L'importante è che sia data la possibilità alla ricotta di scolare il suo siero. Deve riposare in frigo per circa 3 ore. Il siero della produzione della ricotta si può tranquillamente recuperare per moltissimi usi. Si può utilizzare per mantecare i risotti, per fare delle creme, come fertilizzante per le piante, opportunamente diluito, oppure per una bella manicure. Mi raccomando, non buttatelo perché non è un prodotto di scarto. In frigorifero si conserva fino a una settimana. Potete tranquillamente girare la vostra ricotta. Ecco fatto!